Semplici manovre che fanno la differenza e ci aiutano quindi, ci danno tempo a noi del soccorso, del servizio di emergenza urgenza di arrivare in tempo. Situazioni che sono concitate ma che possono essere tranquillamente gestite dalle persone presenti se formate. Appoggiandosi alla gamba terra, dare 5 colpi, 5 pacche in mezzo alle scapole. Imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree è fondamentale soprattutto per genitori e persone a stretto contatto con i bambini. Quindi avere personale scolastico formato a questa emergenza rappresenta una priorità assoluta in termini di sicurezza. A scuola si deve andare sicuri, devono essere sicuri i bambini, i genitori, gli educatori e tutti quelli che le frequentano. Ad Arezzo, grazie alla sinergia tra ordine delle professioni infermieristiche, comune centrale operativa del 118, sono stati così formati insegnanti e addetti alle mense delle scuole. Fondamentale perché sono manovre semplici ma che appunto possono salvare la vita di un bambino e saperle al tempo stesso ti rende forte, che in un momento appunto banale della giornata in cui può succedere una cosa del genere sei comunque preparato, pronto per affrontarla e salvargli la vita. Un progetto partito da Arezzo che è stato ripreso anche da altri comuni italiani. Potranno sicuramente avviare delle nozioni e dare delle istruzioni sulle manovre disostruttive nel bambino da 0 a 6 anni che sicuramente avranno delle ripercussioni anche sulle vite, sulle famiglie di questi bambini. Arezzo dunque si conferma ancora una volta città sempre più sicura. La scuola è un vulnus di divulgazione e riesce a coinvolgere tantissime persone. Noi siamo arrivati a 35.000 persone formate in BLSD nella provincia di Arezzo e a 1.057 frillatori e ora riusciamo a fare questi progetti di sostituzione delle vie aeree grazie all'impegno di tutti. Quindi io non posso ringraziare la città, la provincia intera, ma soprattutto la scuola e gli insegnanti e mi permettete di ringraziare i miei infermieri e i miei medici che si impegnano quotidianamente perché queste cose possano succedere.